Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Seduta importante a Palazzo del Pegaso, dove è stata approvata la prima variazione del bilancio finanziario 2022-2024. Vediamo i dettagli. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera i 900.000 euro, è di 450.000 euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450.000 euro all'anno, che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato il contributo di quasi 430.000 euro per il comune di Palazzuolo sul Serio per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250.000 euro sono destinate al comune di Buti. E c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinato alla realizzazione del ponte sul fiume Secchio e che va a unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del governo e della regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe per noi è un elemento importante, non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali, alle previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani, ma per tutta Italia, dove il caro bollette diventa insostenibile, la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che dobbiamo fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione, nel contenuto. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale, perché di poco ma qualcosa aumenta. E noi siamo preoccupati in prospettiva. Perché? Perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto. Anche perché l'adeguamento alle aliquote, le nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Anche per oggi non si vola, Pegaso non riprende a volare. Tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni, quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia, arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina, il bilancio della regione toscana arriva in aula e cosa scopriamo? Che le preoccupazioni della regione sono, da una parte, aumentare le tasse, e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo. In realtà non si tratta di un aumento delle tasse, peggio ancora, si tratta dell'aumento dell'aliquota regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Si tratta dei soliti 145 mila, 150 mila circa cittadini toscani che altro non sono che i giovani imprenditori, le partite IVA, le ditte individuali, i baristi, i ristoratori, i liberi professionisti, gli avvocati, i commercialisti, cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi, la regione toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IVA, gli aumenta le tasse
e dall'altra parte si va a fare quella che noi abbiamo denominato legge Becattini, cioè quella legge che consente a chi è nominato presidente di una partecipata della regione di potersi accollare anche lo stipendio da amministratore delegato, perché magari come presidente percepisce troppo poco. Questa variazione di bilancio è incomprensibile. Innanzitutto siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono accumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo e anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. Purtroppo è un giudizio ancora una volta negativo. Non ci ha stupito in positivo neppure stavolta la Giunta. Si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori. Quindi sono interventi isolati, anche in questo caso privi di una sostanziale organicità. Stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in Commissione. La prima, che è l'aumento della pressione fiscale, è innegabile, benché ci venga, come dire, passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote, in realtà questa sarà una misura che impatterà, e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo Paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura, come dire, sostengono il PIL nazionale. Ancora una volta si fa una scelta ben precisa. Oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA, che magari fino appunto a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50.000 euro, ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è legato a una partita IVA, ma avrà una trattenuta del 43% e un'addizionale regionale più alta. Questo è il quadro. L'Aula ha dato anche il via libera ai bilanci previsionali di Fondazione Sistema Toscana e Agenzia Regionale per l'Impiego. Vediamo. Il Consiglio ha approvato il parere sul bilancio di previsione di Toscana Promozione Turistica, che è un'agenzia di fondamentale importanza, soprattutto in questo momento di ripartenza, perché veniamo da 2 anni di Covid che hanno messo in ginocchio il nostro sistema turistico. È un bilancio che logicamente è ancora di transizione, che porta 10 milioni in dote appunto per trovare, diciamo, stimoli e progetti per il rilancio di un settore che è fondamentale per tutti noi. ARTI è l'Agenzia Regionale per l'Impiego, un'agenzia che si sta allargando e si sta potenziando soprattutto grazie alla rete diffusa di centri per l'impiego che sono, diciamo, la parte operativa dell'agenzia. In un momento anche questo delicato, perché c'è bisogno di ripartire, lo facciamo attraverso un bilancio importante che quota oltre 67 milioni di euro e che serviranno attraverso il potenziamento di servizi per le imprese e per i cittadini a rilanciare la nostra Toscana. Due agenzie regionali molto importanti, abbiamo dato il nostro sostegno per queste che sono delle funzioni fondamentali della Regione Toscana. La promozione turistica per la nostra regione è una funzione rilevante, quella per eccellenza. La Toscana è la Toscana del mondo e come tale la nostra agenzia deve essere sostenuta, perché nel sostegno a questa iniziativa sta il sostegno alle imprese del settore turistico, sta il sostegno a tutti a quei settori che sono fondamentali collegati appunto al turismo, non soltanto delle grandi città ma anche della campagna diffusa e dei centri minori. La Toscana ha bisogno di ripartire in maniera forte con una promozione che ci ricollochi a livello internazionale, come tale il nostro sostegno è arrivato. La stessa cosa va sull'Agenzia Regionale per l'Impiego rispetto a una funzione nuova che va ricoprendo rispetto a dinamiche anche nazionali, dove l'occupazione e l'impiego in momenti di difficoltà post-Covid può diventare ancora di più determinante per ricollocare in termini lavorativi molte persone e soprattutto per sostenere il lavoro in una fase difficile come quella attuale, dove la guerra sta producendo anche un problema di carattere occupazionale nel nostro Paese.
Toscana Promozione è un ente pagato profumatamente dalla Regione Toscana che si occupa di promuovere il turismo per quanto la Regione Toscana. È paragonabile al ministro del petrolio per i paesi arabi, perché evidentemente il nostro petrolio è il turismo. Noi abbiamo un giacimento petrolifero non in ogni città, non in ogni comune, ma in ogni borgo, in ogni piazza. Ecco, pensiamo che Toscana Promozione faccia molto male il proprio lavoro, che ci sarebbe da poter avere un intervento molto più efficace, molto più importante. Per questo abbiamo votato convintamente contro quel bilancio, così come abbiamo votato contro il bilancio dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ma soprattutto noi siamo rimasti profondamente delusi dall'assenza di dibattito in aula. Oggi in aula è venuto il bilancio di Toscana Promozione, quindi del Ministero del Petrolio per quanto riguarda la nostra regione, e dell'agenzia che si occupa di impiego, in un momento in cui il problema più grave che si chiede a un bambino di quinta elementare o a un pensionato è il lavoro. Ecco, non possono passare così in maniera superficiale dal Consiglio regionale senza un dibattito. Siamo estremamente critici sia da un punto di vista di reale opportunità e anche di efficacia di tenere insieme alcune situazioni. Ci riferiamo in particolare a Toscana Promozione, ma potremmo anche parlare di arti. Diciamo che nel dibattito consiliare e soprattutto in quelle che sono un po' le finalità di queste agenzie, noi non troviamo risposte effettive rispetto alla missione per cui sono state istituite. Non si vuole assolutamente affrontare la questione delle criticità gestionali. Se le società partecipate continuano ad essere gestite nella sola ottica, come dire, di occupazione di posti e di moltiplicazione di poltrone, questa è una logica che noi non possiamo accettare. Il prossimo weekend a Pistoia torna l'atteso appuntamento con il Festival del Giallo, con un programma ricco di eventi davvero interessanti. È bello vedere che ripartono tante iniziative e ce ne sono alcune come queste che non si sono mai fermate. L'ottobre dello scorso anno eravamo qui per presentare l'undicesima edizione, siamo alla dodicesima. Io ringrazio l'associazione Amici del Giallo di Pistoia per averci creduto sempre, anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando la pandemia ci teneva chiusi in casa. La lettura, la capacità di costruire cultura attraverso i libri viene qualcosa di veramente importante. Il titolo dice sostanzialmente: il giallo è ancora un genere. Io penso sia uno dei generi più belli, più importanti, e per me, come dire, una delle letture più frequenti che riesco a fare. Anzi, mi rilassa e mi aiuta davvero a continuare il lavoro in giornate anche complesse come quella di oggi. Un programma, sì, riteniamo un programma ricco, anche perché tutto sommato è una materia che è molto ricca di suo. Noi ogni anno abbiamo fatto sempre un festival abbastanza monotematico, cioè assegnando un compito, assegnando un titolo su cui poi i vari autori potessero intervenire, non soltanto parlando dei loro libri ovviamente, ma anche parlando un po' del tema in generale. Quest'anno, come vedete, il titolo è un titolo, sì, può essere anche provocatorio. Il giallo è ancora un genere? Punto interrogativo. Perché per anni e anni il giallo è stato considerato un po' letteratura, ma un po', non dico di seconda mano, ma vista un po' con qualche perplessità. Noi non l'abbiamo francamente mai avute, e nemmeno sia il comune di Pistoia, con il quale collaboriamo da anni e con cui quest'anno abbiamo ancora stretta ancora maggiore collaborazione, ma principalmente anche con la biblioteca di per sé stessa, la San Giorgio di Pistoia, è un luogo dove si fa letteratura, e quindi noi siamo alla dodicesima edizione, e quindi credo da parte nostra e da chi ci ha, diciamo, aiutato in tutti questi anni non si è mai posto questo problema. Però tutto sommato si è pensato anche questo, di a un certo momento di dare un po' mano libera a tutti gli autori con i loro libri, perché il giallo si può sviluppare in tante maniere. E nel corso di tutti questi anni il Festival del Giallo non è stato fermato neppure dal Covid, è riuscito a resistere perché è riuscito a calendarizzare le varie edizioni in modo tale da poter sfuggire a tutte le limitazioni, approfittando dei piccoli intervalli di apertura che nel corso dei mesi si sono svolti. Il programma racconta una storia di un'alleanza lunga tra la Biblioteca San Giorgio,
l'Associazione Giallo Pistoia, un'organizzazione di volontariato che appunto da 12 anni, quindi più o meno dall'anno di partenza dell'attività della biblioteca stessa, che sta per compiere 15 anni, ha caratterizzato i programmi culturali della biblioteca stessa sul fronte dei libri, del rapporto con gli autori italiani e stranieri, di questo genere non genere.